Appassionati di calcio a 5, ben trovati al nuovo appuntamento con Mondo Futsal, la nostra rassegna giunta alla 24esima puntata. La stagione sta ormai per volgere al termine, ma noi siamo pronti a raccontarvi per filo e per segno anche le ultime battute di questa intensa annata. Parleremo di C1 e C2, visto che la Serie A attende i play-off, ci soffermeremo come sempre sulla Serie B. Insomma, ancora tante, tantissime notizie che vi invitiamo poi a seguire attraverso il sito mondofutsal.net e poi con youtube.com/mondofutsal.tv. Dunque, tra pochissimo, la 24esima puntata di Mondo Futsal. Apriamo dunque con la Serie C1 e con l'ultima giornata che ha visto protagonista la Eagles Aprilia sconfitta Ferentino con il punteggio di 6-2. Le marcature degli apriliani sono state messe a segno da Racioppo e Buce. Da dire comunque che la formazione di mister Iannacone ha chiuso in crescendo l'esperienza nella massima serie regionale. Ma vediamo i risultati e la classifica. L'ultima giornata, l'Albano batte il TCP 6-3, la Capitolina Marconi si ferma in casa con la Virtus Pallombara 2-4, il risultato finale. Città di Paliano travolge 7-1 l'Aninovi Ciampino, Civitavecchia e Active Network 4-4, naturalmente non si è giocata Lazio Calcetto Minturno con vittoria a tavolino per i Romani, Lido di Ostia Atletico Civitavecchia 5-3, Mirafin Real Castelfontana 2-1 e come detto Nuovo Atletico Ferentino che si impone sulla Eagles Aprilia per 6-2. Questa dunque la classifica finale, definitiva, con la coppia in testa Capitolina Marconi Virtus Pallombara e Lido di Ostia a 70 punti, Active Network 53 insieme a Nuovo Atletico Ferentino, 44 Albano, 43 Città di Paliano, 41 Aninovi Ciampino, 40 Real Castelfontana, 39 Mirafin, 34 Atletico Civitavecchia e Civitavecchia, 30 Lazio Calcetto, 22 Eagles Aprilia e TCP chiude a quota 19 punti. Passiamo adesso alla Serie C2 con la vittoria d'ufficio della Gymnastic Studio Fondi che vince senza giocare. Non si è presentata infatti l'ASC Pomezia in quest'ultima giornata di campionato. Chiude in seconda piazza poi il Velletri che supera 5-3 lo Sporting Giovani Risorse escludendo i Pontini dai playoff. Sconfitta in dolore dell'Anzio Lavinio sul terreno della Connet Calcio a 5, mentre vince in trasferta il Penta Pomezia sul campo del Città di Minturno Marina, conquistando l'ultimo posto disponibile per i playoff. Tre punti di fine stagione anche per l'FC Cisterna, ai danni della Fortitudo Terracina, al Palacarucci, del Real Polgora che liquida la Visfondi col punteggio di 10-2 e infine lo Sport Country Gaeta che viola il campo della Vigor Cisterna. Per questa classifica chiude la Gymnastic Studio Fondi a 65, Velletri 57, Atletico Anzio Lavinio 56, Sport Country Club 54 e poi un autentico abisso con Penta Pomezia a 42, Real Podgora e Sporting Giovani Risorse a 41, FC Cisterna 35, Visfondi 31, Connect 28, Vigor Cisterna 26, ASC Pomezia Laurentum 19, Fortitudo Terracina 17, chiude il Città di Minturno Marina a 9 punti. E adesso avventuriamoci nel mondo della Serie D partendo dal girone A con la vittoria della Fortitudo Pomezia sul difficile campo del Flora 92 con un perentorio 7-1. Anche lo United Aprilia è corsaro imponendosi sul Livo Nettuno con il punteggio di 13-1, mentre l'altra compagine di Nettuno, il Lele, batte l'R11 Latina per 5-2. Vittoria anche per il Città di Anzio che regola tra le mura amiche il Real Latina e per la Virtus Latina Scalo che batte l'Atletico Rocca Massima.
sospesa nella seconda frazione la gara tra Cimi, Latina Scalo e Dilettanti Falasche, con la formazione di Spagnoletto in vantaggio per 3-0. Ma con l'aiuto della grafica di Marco Dell'Orco andiamo a vedere la classifica del raggruppamento A. Fortitudo Futsal Pomezia 63, United Aprilia 58, Latina Scalo Cimil 40, Real Latina 36, Città di Anzio 35, Flora 92 34 e poi Dilettanti Falaschi a 31, Lele Nettuno a 30, PR 2024, Virtus Latina Scalo 23, Atletico Rocca Massima e Libo Calcio a 5 14, chiude l'R11 Latina a 6 punti. Ma per vedere com'è andata tra Flora 92 e Fortitudo Pomezia andiamo a gustarci il servizio con confezionato per noi da Enrico Pasquale Coluzzi e Gianfranco Marcello. È forse il momento più atteso per qualunque squadra ormai a un passo da quel traguardo atteso da mesi, dove vengono magicamente coronati gli sforzi di tutta una stagione. La Fortitudo Futsal Pomezia, ospite del Flora 92, nella terz'ultima giornata di ritorno, può centrare la promozione in C2 già questa sera in caso di successo e di mancata vittoria dell'antagonista United Aprilia. Dal campo sportivo di Borgo Flora un cordiale buonasera da Enrico Pasquale Coluzzi. Di tessere questa manovra, si affida adesso al proprio portiere Cristian Ricciarrosi. È arrivato intanto il gol del vantaggio da parte della formazione del Pomezia. Vergara che ha perso però controllo della sfera stessa, e poi dall'altra parte il tiro e la palla che entra, gol da parte del Pomezia, ha segnato Antonelli. Mentre in barriera ci sono con il numero 4 Marini e il 7 Maciucca, il tiro e il gol direttamente su calcio piazzato segnato da Richard Rozzi, 3-0. Fischio del direttore di gara, parte Rosini, il sinistro di Rosini, il pallone che termina di pochissimo alto sopra la traversa, era l'ultima azione di questo primo tempo. Bernardini sta prendendo la rincorsa, Bernardini c'è anche Cristian Rozzi, ma Bernardini a tirare in porta e a segnare con il sinistro il gol del 4-0. La consistenza, la qualità dei singoli, tanto c'è stato il gol del 4-1, bel tiro di destro che è stato scoccato, se non andiamo errati, da Billardello. Bernardini vince un rimpallo, Bernardini che rimette subito le cose in ordine, bel diagonale di sinistro di Bernardini. Bel lavoro da parte del calciatore della maglia numero 5 e calcio di rigore. Parente, vediamo se riesce a trasformare, comoda realizzazione di Parente. Intanto il pallone è terminato in fondo al sacco, ma sì, il gol è stato convalidato, c'è stata una generale disattenzione della retroguardia del Flora 92. In chiusura, come al solito, il girone B della Serie D con la vittoria l'ennesima per il Real Terracina, padrone assoluto di questo campionato. Vittoria sull'Atletico Sperlonga. Vince anche il DLF Formia in casa contro il Real Fondi, mentre si registra lo scivolone della Sporting Terracina che cede il passo in casa dell'Olympus. Vittorioso il San Giovanni Spigno in casa sul Città di Pontinia, mentre sono state posticipate le gare Accademia Sport Formia 1905 e Suio Nuovi Orizzonti. Ma andiamo a vedere la classifica del raggruppamento. Real Terracina 51, DLF Formia 41, Accademia Sport 35, Sporting Terracina 33 e poi Real Fondi 29, Olympus Sporting Club 28, Città di Pontinia e Suio 26, Formia 23, Atletico Sperlonga 19, San Giovanni Spigno 17 e Nuovi Orizzonti chiude a 5 punti. Vediamo però com'è andata in questa sfida tra DLF Formia e Real Fondi nel servizio confezionato per noi dalla redazione fondana.
Termina così la 24esima puntata di Mondo Futsal, tante cose ancora da raccontare per questa stagione agli sgoccioli. A tal proposito vi invitiamo a seguirci sul sito mondofutsal.net e poi su youtube.com/mondofutsaltv. Da parte nostra naturalmente il ringraziamento a Marco Dell'Orco per la regia e la grafica, il ringraziamento a tutti i collaboratori e naturalmente il ringraziamento a voi che continuate a seguirci numerosi. L'appuntamento alla prossima settimana, grazie ancora.